qui abbiamo tre vincitori arrivati tutti a pari merito: INPS, Camera di Commercio delle Marche e Formez PA. Chiamo qui Sergio Talamo, direttore comunicazione istituzionale e relazioni con le PA, e Isabella Sala, che è responsabile comunicazione di Linea Amica. E poi non so se li citate voi, se vogliono venire, c'è Domenico Bonaventura, che fa parte appunto del team comunicazione, Lucio Lussi, John Giordano, che è il regista del video, poi Sergio e Isabella, se mi sono dimenticato qualcuno, li dite voi. Allora, farei vedere il video e poi andiamo. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Coesi per l'Italia del domani. Grazie, grazie. Allora, Sergio e Isabella, consegniamo il premio, foto e poi due parole da parte vostra. Grazie, grazie. Allora, Sergio. Sì, io sono molto lieto veramente di essere in questa sala di colleghi e di amici, di vedere come la comunicazione digitale pubblica multimediale stia facendo questi grandi progressi. Linea Amica è un progetto che mette al servizio del cittadino e delle amministrazioni proprio questa idea, che il digitale non è un mondo separato, ma è una dilatazione delle possibilità di relazione delle persone. Infatti noi lavoriamo con le amministrazioni e con i cittadini attraverso l'impegno di persone che sono poi sostenute da un chatbot e da tutto ciò che l'intelligenza artificiale man mano mette a disposizione del mondo delle relazioni con le amministrazioni, con i cittadini. Io voglio ringraziare quindi il Ministero della Pubblica Amministrazione, il Ministro Brunetta, che ha voluto il progetto di Linea Amica Digitale, il Ministro Zangrillo, con cui sta proseguendo in modo brillante, anzi in questo c'è una sintesi, perché Isabella Sala ha collaborato con il Ministro Brunetta e oggi collabora con la comunicazione del Ministro Zangrillo ed è responsabile della comunicazione di Linea Amica. Ringraziare naturalmente il Formez, che l'anno prossimo compie 60 anni, ma mantiene questa apertura verso anche la libertà creativa, non è scontata nelle amministrazioni, tutti sapranno che non sempre c'è questa possibilità di muoversi così liberamente. E un ultimo ringraziamento lo voglio fare proprio a Pia Social, non è solo lo smartphone d'oro, mi sembra che sia d'oro tutto quello che tocca, perché riesce sinceramente a creare una valorizzazione costante di un punto fondamentale della vita pubblica, che è la capacità di mettersi in gioco e parlare con i veri interlocutori dell'azione pubblica, che sono i cittadini, gli utenti. E quindi questo digitale, che diventa un pezzo della vita di tutti i giorni, è un grandissimo merito di questa associazione, e quindi lo smartphone d'oro in parte lo condividiamo con Pia Social. Grazie, grazie. Isabella. Due parole solo per ringraziare Pia Social. Abbiamo voluto creare questo video emozionale, quindi è stato un po' coraggioso, perché abbiamo cercato di parlare alla pancia della gente per creare curiosità, attenzione, attrazione. Quindi per questo anch'io ringrazio intanto il Ministero della Funzione Pubblica, il Ministro Paolo Zangrillo e il Capo del Dipartimento Marcello Fiori e il Formez con il Presidente Alberto Bonissoli, che hanno creduto in un'idea quando era ancora solo un'idea. Ma poi soprattutto la squadra di creativi che si è unita a noi
per dare le proprie energie per creare questo video. È il regista John Giordano che l'ha ideato e prodotto insieme a Davide Bastolla e la fantastica, l'avete vista, Monica Contraffatto, l'atleta paralimpica che ci ha prestato la sua performance, il CONI che ci ha dato lo spazio. Questi ragazzi proprio dimostrano come l'innovazione non passi dalla burocrazia ma venga direttamente dagli individui. Grazie.